Avio News era presente al Maxi di Roma, dove si è svolta la presentazione della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine. Un evento che ha visto partecipare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Presidente di Leonardo Giovanni De Gennaro e l'amministratore delegato dell'azienda Alessandro Profumo. A illustrare gli obiettivi della nuova fondazione è stato il presidente Luciano Violante, che ha sottolineato come questa voglia contribuire a un rinnovato umanesimo per la diffusione della conoscenza al servizio dell'Italia. Per far questo, tornerà ad essere pubblicata la rivista Civiltà delle Macchine, con lo stesso obiettivo del 1953, ovvero di favorire il dialogo tra il sapere umanistico e quello scientifico. Tema caro a Leonardo da Vinci, di cui ha parlato nel corso del suo intervento il professore dell'Università di Zurigo, Bernard Rock. Un momento importante per Leonardo e per l'Italia, ha sottolineato Profumo, rimarcando come in questo modo si cercherà di aumentare il dialogo e il confronto tra industria e cultura. La missione rimane quella di aumentare la consapevolezza nella società civile dell'importanza degli investimenti e nella promozione dell'industria aerospaziale, della difesa e della sicurezza.